Ehi la ciurma! E ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spoiler Galactic Adventures. Come ci siamo lasciati lo scorso episodio? Possiamo concentrarci un po' sulla questione di questo pianeta, intanto che aspettiamo che le rotte commerciali continuino a lavorare. Allora, noi dobbiamo un po' lavorare per benino. Allora, qua ha bisogno di essere scaldato e aumentare l'atmosfera. Quindi cos'è che era quello? Non ce l'ho. Non ce l'ho ancora quel sistema là. Quindi facciamo raggio caldo. Ok, più o meno dovrebbe arrivarci, poi aumentiamo un po' l'atmosfera. Un po' di altro raggio caldo. Un po' di atmosfera. Un po' di raggio caldo. Dovremmo esserci quasi. Non abbiamo più energia, tra l'altro. Ok, allora, pianta piccola. No, questa è sempre piccola. Pianta media. Pianta grande. Ok, abbiamo stabilizzato. Prendiamo tutte e tre. Ok, poi gli animali. Allora, abbiamo bisogno di un erbivoro. Un morso, mettiamo un morso. Poi uno smerb. E un onnivoro. Perfetto, adesso un T1 preciso preciso. Perché non lo prende qui? È morto? Oh, santi nomi, l'avrà ucciso l'altro ovviamente. Ok. Saluti. Volete qualcosa intanto? No, non voglio un Kaiser, niente. Allora, una colonia ce l'abbiamo già. Oddio, è tempo che vola. Sarà una colonia che ha finito. Cioè, una questione che ha finito. Allora, qua non può produrre praticamente un Kaiser. Dovremmo tornare tra un attimo. Da tempo che vola. Ok, sono due commerci che sono finiti. Quindi andiamo a prenderli. Ok. Ok. Ah, anche là, ottimo. Allora compriamo tutto qua adesso. Tanto un po' di soldi li abbiamo. Allora, questo qua che sistema è? Ha un T2 e basta. Perché ha un T0. Ha un T0 blu, non è male. Ti darei 5. Ok. Questo l'abbiamo preso. Poi ci investiremo un attimo più in là. Questo ha un T2, quindi ci mettiamo... questo ha del verde, della blu... E della blu, sì, mi piace. Commercio. Questo è sistema. 5 milioni. Prego. Vedete come vanno via in fretta i soldi, alla fin fine? Economista 4. Super raggio gioioso. Però non ci ha dato l'altra... Perché dobbiamo stabilire 20 rotte commerciali. Quelle c'erano già, semplicemente dovevamo sbloccarci da... Ah no, aspetta un attimo, che cos'è qua che abbiamo? Un T2... Bom, acquistiamo questo T2, altri 5 milioni, 15 milioni se ne sono andati via come niente. Dovremmo poi... Volete qualcosa, mozzo, giù che ci siamo? Congratulazioni, salve. Volete... niente. Voglio proprio niente. A questo punto potremmo andare allora a sistemare. Andiamo a stabilire delle altre rotte commerciali, tipo con l'impero Minor qua. Capì, i Minor sono anche meno esosi perché fanno dei pianeti T0 in giro, tipo gli Hypox. Quindi è più comodo ancora. Volete qualcosa? Ma la rossa 11.000 ve la vendo anche, sai? Ci faccio solo un milioncino, ma... vorresti venire una rotta commerciale con te? Perfetto. 3 ne abbiamo di slot liberi, quindi andiamo qua.
Stabiliamo l'aretto commerciale anche qua, che questo è un T1, quindi anche questo non è niente di che. Diplomazia, stabilire un'aretto commerciale, ciao. E poi stabiliamo una rotta commerciale con questo. Ma sì, dai. Cos'è che è un T1 rosso? Vabbè, chi se ne frega. Diplomazia, una rotta commerciale con te. Perfetto, arrivederci. Oh, andiamo a ricaricarci, poi andiamo magari a lavorare sui sistemi che abbiamo ottenuto per vedere se possiamo rifornirci un po' di spezie in abbondanza. Allora, ripara e ricarica. Perché mi sono fatto male? Non lo so. Non ho tanta spezia rossa, ma non è un gran problema, poi ci penseremo. Una pausa un attimo. Allora, qua che cosa abbiamo? Abbiamo un blu che può essere molto utile, perché poi ha anche un altro blu e un altro verde. Poi, cosa abbiamo preso? Quello ce l'avevamo? No, abbiamo un'altra rosa qua. Ottimo, 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 ottimo. Perché così come rosa potremmo mettere Rigel lassù, cioè il sistema binario. Poi abbiamo questa. E qual è l'altra rosa che abbiamo qua in giro? Non ricordo più. Dov'è la rosa? Ah, è Mozzo Skinks qua. Ottimo. E poi altra blu, perché qua abbiamo Armageddon e abbiamo De Killiopo. Quindi se facciamo un altro blu, ma questo qua è già blu insediato, quindi che qui stavamo lavorando là su il verde, stavamo lavorando un attimo fa per sistemarlo, non mi ricordo più, perché il verde comunque ci torna utile, ma se abbiamo un verde qua più vicino forse ci torna più comodo qua. Ma perché non tutti e due allora a questo punto? Andiamo prima su Alenna però, vediamo un attimo qual è la situazione su Alenna. E qua invece abbiamo gialla, abbiamo comprato un'altra gialla che boh, vabbè, un po' insulse, ma non importa. Allora andiamo. Qua c'è una gialla, una rosa che è già T2, quindi ottima questione. E quindi possiamo poi portarlo. Ah, e tra l'altro è abbastanza vicino anche al T3. Basta diminuire un po' la temperatura. No, ho sbagliato, non diminuire. Scusate. Raggio refrigerante, raggio refrigerante. Aumenta l'atmosfera, scusa, perché errore mio. Ok, raggio refrigerante. Ok, ce lo si dovrebbe fare. Entri in T3, Plox. Ok, una, due, tre. Ok, prendiamo tutti e tre. Sto giro con gli animali facciamo più attenzione perché abbiamo perso un mozzo e non è una gran cosa. Ok, mozzo, abbiamo dei mozzo in giro. Poi degli smerb. E mettiamo gli onnivori. Ottimo, così adesso possiamo piazzare delle altre colonie. Qua ne abbiamo già due, ho visto, quindi ce ne manca più da piazzare un'altra. Vediamo dove piazzarla. Qua ci sta, non ci sta. Perché non ci sta qua? Ok, qua ci sta. Stabiliamola qua, intanto che si crea andiamo a sistemare l'altra. Le altre in modo da dare una discreta produzione, magari non ci metteremo il coso da 30. La terremo solo con 15, ma è già comunque una discreta produzione con 15, ecco. Allora, ha solo una fabbrica. Allora, casa, casa, fabbrica, casa, intrattenimento, intrattenimento, casa, fabbrica. Fabbrica, casa. Ok,
Ok, poi torretto, 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 torretto. Ok. Poi sarà interessante per vendere perché qua UFO stili stanno saccheggiando Kira. Vabbè, senti, mi spiace. Allora, è così. Ok. No, wow, casa. Casa. Fabbrica, casa. Intrattenimento, intrattenimento, casa. No, fabbrica. Fabbrica. Casa. Poi torrette, andiamo di torrette. Comunque ancora non ci siamo, cioè abbiamo fatto altre tre rotte commerciali ma ancora non siamo arrivati ai 20. Quindi dovremmo aspettare ancora un po' per avere la medaglia, diciamo, commerciante 5. Speriamo che Kira se la cavi da sola perché qua non è che abbiamo granché tempo di andare anche a risolvere i problemi suoi. Qua non hanno niente, naturalmente l'ho appena messa. Fabbrica. Fabbrica. Fabbrica, fabbrica, intrattenimento, intrattenimento, casa, 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 e tutte torrette. E guardate i soldi come se ne vanno via veloci. Ottimo, così abbiamo un'ottima produzione in questo pianeta di spezie rosa. E vedete, ne abbiamo già tre. Allora, dacci un po' di rosa. Ah, ho la siva piena di spezie rosa, vabbè. Cos'è questo? Eliminatore di specie. Oddio. Oddio. Deposito di spezie, mezzo milioncino. Vabbè, prendiamone uno, lo mettiamo qua. No, non tutti. E prendiamo uno. Qua per la spezia rosa. Ma no, non ora, dai. Ci pensiamo poi più in là. Allora, dov'è che mi stanno attaccando qua sul pianeta Kira? Oddio, l'ho appena preso quello. Arrivo, arrivo, arrivo. UFO stili. Questo è un T3 rosa. Ma non ho visto che avevo anche un T3 rosa. Già tutto a posto qua. Là, son là. Allora, recuperiamo i soldi. Dove li ha messi i soldi? Sì, ho anche preso della roba che non mi serve, ma vabbè. Che rumore era quella roba che ho sentito? Ah, era della spezia che avevo accanto, vabbè. LOL. No, vabbè, posso così. Saranno contenti. Loro volete qualcosa per caso? Nessuno vuole un cribbio di niente in sto mondo di ladri. Ah no, aspetta però. Io la sistemerei questa, se produce bene potrebbe essere utile. Ah no, 100. Erano già tutti 132, quindi l'avevo già sistemato questo, ma non ci ero anche fatto caso. Quando è che l'ho sistemato questo? Non mi ricordo neanche di avere un sistema con spezie rosa qua in giro. Qua ne uno con viola, abbiamo bisogno di qualcosa. Boh, ma abbiamo bisogno di spezie però. Allora, andiamo a recuperare la viola. Vediamo se vogliono qualcosa, non lo so. Perché intanto che aspettiamo il commercio, là, che cosa. La verde ha 40.000. Arrivo subito. Su Melilla, eh. Allora, andiamo a vendere dell'altra spezia rosa. Andiamo qua su Mirillo. Ok, 30 di verde.
E poi abbiamo anche... Dov'è che è il Bataclan qua? Che non riuscirò a prenderla tutta, ma almeno facciamo 99 e andiamo a vendere la spezia verde a Melilla, abbiamo detto, no? Quindi andiamo qua. Mi dà altra viola, ottimo. Ciao! Allora, io ti vendo tutta la verde anche perché mi hai speso un sacco di soldi e 4 milioncini fanno molto comodo. Hanno prodotto un'altra spezia viola. Ottimo, siamo solo a 31 milioni, che non è tantissimo, ma sempre meglio di niente, insomma. Come si suol dire. Allora, qua abbiamo, tra l'altro abbiamo ancora uno spazio per uno verde. Dov'è? Questo è verde, libero. Vediamo. Allora. Io produco della gialla che siamo pieni di gialla però. Vogliono la rossa a 13.000. Sì. Abbiamo un sacco di rosse per voi. Allora, ehi, noi dobbiamo andare a prendere la rossa che è qua. A parte che rossa ne abbiamo praticamente dappertutto. Oddio, stanno attaccando Melilla. Allora, 50. No, aspetta, ma qua ce n'è un altro. 54. Arriviamo a 57. Qua c'è della rossa. No, no. 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 Qua forse sì. Sì. Suarato. Ah no, non produce niente quella. Vabbè. Perché è un T0. È quello che mi ha comprato gli Hypox probabilmente. 9 qua. Qua sul pianeta madre non è che produce tantissimo. Infatti solo 4. Però mi pare che ne avessimo in giro di altre con spezie rosse, eh. Anche perché è abbastanza comune la spezia rossa. Qua, per esempio, produce? O è un T0? È un T0. Gialla, gialla, rossa, Marbia. Vediamo se questo sarà un T0 di nuovo degli Hypox. No, è un T1, ma non produce niente lo stesso. Chi è adesso che lo voleva, però, la spezia rossa? Era là. Adesso arriviamo a Melilla. Allora, aspetta che ti vendiamo quello che abbiamo. Mi spiace, ma si è andato solo 70 unità. Non ci facciamo neanche un milione, ma vabbè. Almeno abbiamo veduto qualcosa. Allora hanno... Un nemico sconosciuto vuol dire che sono i Grox, forse. Può darsi, perché non dice... Si dice degli UFO ostili. Ma non parla di chi... Non dice di chi si tratta. Dove sono? Qua? Sono questi tizi qua? Sì. Grazie. Com'era? Ci volete voler niente? Raccogliamo qualcosa. Ma 7.000 non è granché, però allora andiamoci a ricaricare l'astronave. E poi credo che dovremmo chiudere anche questo episodio. Non è successo molto, ne sono consapevole. Ma siamo un po' in una fase di stallo perché vorrei ottenere prima la... il dispositivo di occultamento per arrivare al centro della galassia. Perché il Grox sarà un po' complicato, ecco, da risolvere come situazione. Non è che è una guerra come tutte le altre. Gli alleati ce l'abbiamo al massimo, dovrebbero essere 5 il massimo possibile perché adesso abbiamo tutte le medaglie e niente, anche come oggetti dovremmo avere abbastanza tutto quello che ci serve perché come armi le altre che ci restano sono quelle che sono a pagamento. Ah, qua c'è una linea che è sconosciuta però, che non conosciamo. Qua ce ne sono alcuni comodi però... Questi tipo, Terraformatore 5 e Impero 5 potrebbero esserci utili perché effettivamente ci servono poi per i Grox quelli. E... Beh, modellatore planetario non è che sono granché. Questo è Missionario 5, Commerciante 5. Zoologo 5, Aeroambientalista 5. Questo è comodo ma non ora.
Niente, detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace se per caso non l'aveste ancora fatto e iscrivervi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.